2013, stato di Washington. Come ogni anno nella cittadina di Seattle si tiene il PAX Prime, la fiera dedicata ai videogiochi. Ma non è di Battlefield 4, Elder Scrolls Online o Transistor che voglio parlarvi. Il 30 agosto 2013, nell'area dedicata agli indie, appare uno stand macabro. Non c'è nessun rappresentante, nessuno sviluppatore, nessun designer nei dintorni. Nessuno conosce l'identità del proprietario di quella particolare attrazione. Un vecchio computer, con una webcam accesa, appoggiato su una serie di sacchi di immondizia, tutto cosparso di schizzi di sangue. Sul monitor si intervallano diversi video disturbanti, interrotti soltanto da un logo. Sedetevi comodi e spegnete le luci. Questa è la vera storia di Camdrome. Oltre al logo e la scritta Camdrome, lo schermo proietta in loop una serie di video amatoriali registrati da quella che sembrerebbe una webcam. I protagonisti sono persone sconosciute che parlano, ballano o interagiscono con un pubblico che non vediamo. Quello che rende inquietante questa serie di filmati è che tutti terminano con suicidi, omicidi o vari glitch disturbanti. In alcuni video spunta anche uno strano individuo incappucciato con una maschera da bambola che finisce per assassinare le sue ignare vittime. Alla fine di ogni ripresa appare un prompt comandi con file e numeri senza senso, che sfocia nella schermata di caricamento con il famoso logo, seguito da una serie di voci: connessione ai server, ricerca delle webcam, connessione in corso, per poi iniziare con un nuovo video. Camdrome ha trovato la sua prossima vittima. La schermata con i vari nomi dei file è in realtà la cartella dei download di James, il fantomatico proprietario del computer. Il suo contenuto è alquanto angosciante. Per esempio, Cream Lemon Azumimuto si riferisce ad Azumimuto, un'attrice che venne uccisa brutalmente da suo fratello Yukimuto. Cream Lemon era il nome dell'hentai in cui Azumi ha prestato la voce per l'ultima volta. Endgame è un documentario cospirazionista scritto e diretto da Alex Jones, in cui l'autore racconta di una setta ossessionata dall'eugenetica, la cui missione è l'eliminazione della maggior parte della popolazione umana. Como la Flor è un singolo della cantante statunitense Selena Quintanilla, assassinata dalla responsabile del suo stesso fan club nel 1995. Rest in Pieces è un documentario sull'artista Joe Coleman, in cui è presente una scena che ritrae il pittore mentre pratica un'autopsia su un vero cadavere umano. Tokyo Emmanuel è un porno giapponese che ha reso famoso l'attore Mitsuyasu Maeno, morto in un incidente fatale quando quest'ultimo ha provato a uccidere un politico schiantandosi con un aereo in un attacco suicida. Come se non bastasse, i numeri che rappresentano il peso dei file sulla schermata in realtà sono una serie di parole cifrate in un codice lettera-numero che compongono una frase di Charles Manson, l'efferato serial killer statunitense. Credetemi, se cominciassi a uccidere la gente, non rimarrebbe nessuno di voi. Tutta questa schermata inizia con un ping verso un sito specifico, camdrome.com. Al momento della registrazione di questo video, il sito è oscurato, ma attraverso Wayback Machine possiamo risalire al suo vecchio aspetto. Il portale contiene il logo di Camdrome e un collegamento a Twitter. Se curioseremo nel codice sorgente della pagina, ci troveremo davanti l'inquietante volto dell'uomo con la maschera e altri messaggi nascosti. Anche la pagina Twitter è ormai inattiva, ma durante il PAX 2013 l'account, chiamato semplicemente Camdrome, ha pubblicato vari tweet criptici. Il primo è apparso a luglio 2013, un mese prima dell'evento a Seattle. Vi sto guardando. Il secondo post, pubblicato il primo giorno del PAX, è un articolo di cronaca in cui si parla di un uomo giapponese che si è suicidato in diretta. I post successivi sono varie foto corrotte dello stand, con una serie di esortazioni a visitare il padiglione dedicato agli indie. Nei giorni seguenti, la routine sulla pagina Twitter si alterna tra articoli di omicidi consumati davanti a una webcam e messaggi diretti ai follower incuriositi che provano ad interagire con l'entità digitale misteriosa. Questo pattern di interazione procede stabile finché la fiera non giunge al termine e il computer insanguinato viene abbandonato nel padiglione. Le testate giornalistiche videoludiche non tardano a pubblicare articoli sulla vicenda e di lì a poco un altro video inedito compare su YouTube. Un montaggio disturbante con protagonista l'assassino mascherato.
Qualche giorno dopo, 11 giornalisti e personalità del mondo dei videogiochi ricevono la stessa mail dall'indirizzo 11@camdrom.com, il cui testo riporta: non realizzeremo un nuovo ordine mondiale senza pagarlo con il sangue, oltre che con le parole e con il denaro. I nostri problemi non possono essere ignorati. Noi siamo il problema. Io sono la risposta. Siamo nella stessa situazione. Io sono l'umanità. Subito sotto il testo troviamo un messaggio in codice esadecimale, la cui traduzione risulta in un link che porta alla pagina di Enciclopedia Drammatica per il termine Unhero, termine che in gergo di internet delinea un individuo che si è suicidato. Assieme allo strano messaggio è legata anche una foto, o una sua parte. Sommando tutte le immagini ricevute dai prescelti, il puzzle rivela la locandina di Camdrom, che purtroppo non è mai stata completata. L'unica porzione disponibile mostra l'assassino al centro, circondato dai volti delle vittime protagoniste delle clip dello stand, il tutto accompagnato dall'immancabile webcam insanguinata. L'intera sezione in basso non è mai stata recuperata. Da quanto si evince dalla mail, l'unico modo per essere assolti da una misteriosa colpa è quello di infondere vita a Camdrom, probabilmente componendo l'artwork e parlandone sui blog e sui social, interazioni che non sono mancate per i mesi a seguire, in cui il pubblico ha compreso che qualsiasi cosa sia Camdrom si ciba della violenza che può percepire su internet attraverso il suo occhio assetato di sangue. Ma chi si cela realmente dietro questa follia? In uno degli articoli pubblicati qualche giorno dopo il PAX del 2013, 4Player Network ha rivelato che da una serie di ricerche sul dominio del sito camdrom.com è saltato fuori il nome di Edmund Macmillan, il creatore di Super Meat Boy e The Binding of Isaac. Sempre nello stesso periodo, Eurogamer ha contattato Macmillan in merito alla questione, ma il designer ha negato di essere dietro allo sviluppo del gioco, ammettendo soltanto che il suo socio, Tommy Refens, ha aiutato a creare il macabro stand nel padiglione indie. Entrambi conoscono lo sviluppatore che sta creando Camdrom e lo stanno supportando, ma non sanno altro. Dopo l'interazione con i media e vari tweet, botte e risposta con i seguaci più affezionati, Camdrom non si è più fatto vivo per anni, interagendo sempre meno su Twitter e soprattutto senza apparire ai successivi PAX Prime. Nel giugno del 2016, il canale YouTube Nightmind riassume la vicenda in un video che porta nuova visibilità, al punto da creare un subreddit dedicato al mistero di Camdrom. Anzi, se siete interessati, vi invito a guardare tutti e tre gli episodi che descrivono l'intera vicenda in modo molto più approfondito. L'account Twitter di Camdrom ritorna con una serie di risposte criptiche ai fan, modificando di volta in volta la biografia per rispondere ai vari messaggi, solo per poi andare in crash, cambiando immagine profilo e copertina, e sparire nuovamente. L'ultima comunicazione di Camdrom è stata a luglio 2017, quando l'account Twitter rinominato in Ben Richards ha iniziato a intrattenere una conversazione a senso unico attraverso dei link a video su YouTube. Utilizzando i titoli delle canzoni inviate, il misterioso utente che ha preso possesso dell'account di Camdrom fa intendere che qualcuno lo stia guardando e che debba utilizzare dei metodi particolari per non farsi scoprire, ma i tweet non durano molto. E Richards interrompe le comunicazioni definitivamente, non prima di aver lasciato un'ultima immagine. Il 19 luglio 2017. Analizzando i valori RGB dei pixel dell'immagine, troviamo il testamento di Ben. Mi dispiace tanto per l'inganno, la confusione e gli enigmi. Loro stanno guardando, ma sono deboli. Camdrom era la mia storia su di loro. Lo hanno scoperto. Tenetelo per voi, per favore. Ben. E con questo, la storia di Camdrom termina qui. Ma non quella del suo creatore, Edmund Macmillan. Ebbene sì, il team Meat ha creato Camdrom, o perlomeno ci ha provato. Nel 2020, tramite alcuni tweet, il creatore di Isaac ha confermato di aver sviluppato il gioco e tutto quello che ruotava attorno, ma che l'idea sia poi stata abbandonata senza un apparente motivo. Lui e James Ead erano anche le figure dietro la gestione del famigerato account Twitter. Ed ecco spiegato il nome dell'utente James sul PC, visto al PAX. Quindi, qual era lo scopo di Camdrom? Era soltanto un evento ARG, un alternate reality game, o c'era qualcosa di fisico sotto? Il titolo sarebbe dovuto essere un'opera in full motion video. Se infatti riguardiamo la schermata del prompt comandi con le varie citazioni, troviamo vari titoli per Sega CD, come Double Switch, Wirehead, Make My Video e il famoso horror controverso Night Trap.
tutti i giochi in full motion video. A rafforzare questa teoria c'è anche il file di Fusion, un emulatore per console di casa Sega. Già nel 2013, oltre alle menzionate interviste, vi erano dei chiari indizi sulla reale identità degli sviluppatori di Camdrom, a partire dal design del progetto stesso, che richiama il film horror anni 80 come Venerdì 13, di cui Macmillan va pazzo. Per finire, l'attrice Catherine Corcoran, apparsa in uno dei video originali di Camdrom, ha esplicitato sul suo curriculum online di aver partecipato alle riprese di un videogioco prodotto da Team Meat e Backseat Conceptions, un'agenzia di produzione video. Più esplicito di così, si muore. Tra l'altro, alcuni protagonisti delle varie clip del trailer sono youtuber o persone del mondo dello spettacolo. Abbiamo Tonetta, Radical Fate 360, il comico Zach Amico e Badlands Chugs. E quest'ultimo è il mio preferito. Oltre ad essere un canale da 3 milioni e mezzo di iscritti ormai, nel suo spezzone si piomba un intero gallone di latte e sorride in camera tutto soddisfatto. Fine. Probabilmente l'assassino è rimasto talmente impressionato dalla performance della sua vittima che l'ha lasciato in vita. Stupendo. Non sappiamo ancora quale sia il destino di Camdrom, né tantomeno del suo stato di sviluppo. Macmillan detiene i diritti dell'IP e in più tweet ha espresso il desiderio di riportarlo in auge dopo aver terminato il lavoro su Mugenix, un suo vecchio progetto che finalmente vedrà la luce nell'estate del prossimo anno. Forse 11 anni dopo il primo annuncio, Camdrom sarà pronto a far parlare nuovamente di sé. Chissà. Spero che questa storia dell'orrore sia stata di vostro gradimento e ricordatevi sempre di fare attenzione alle webcam. Occhi aperti. E per il resto, ci vediamo come sempre in un prossimo video. A presto!